Voglio iniziarlo così il video, voglio iniziarlo in questa maniera, mostrando la maglia di Nicolò Fagioli, maglia autografata di Nicolò Fagioli, alla sua primavera stagione da calciatore della Juventus prima squadra. Me l'ha autografata l'anno scorso a Reggio Emilia dopo la sconfitta che tra l'altro era arrivato il gol della sconfitta per via di un suo errore. E quindi questa cosa ha ancora più significato, perché significa che è giusto tornare con i piedi per terra, è giusto tornare alla realtà. Perché io sono dell'idea che le battute d'arresto e le difficoltà facciano parte della vita di ogni essere umano, di ogni individuo e facciano bene per formare il carattere. Io credo che chiunque ci sia passato per un momento di difficoltà, credo che chiunque abbia avuto un momento di debolezza all'interno della propria vita, o un momento particolarmente triste che ricorderà anche negli anni a venire, anche nei momenti più felici, poi tornerà fuori perché il cervello si ricorda molto di più, molto più spesso delle cose negative piuttosto che delle cose positive. È un po' il motivo per cui tante volte quando si vanno a fare valutazioni sui portieri si tende ad evidenziare le papere piuttosto che i miracoli. Si domanda di qualsiasi portiere nella storia, a parte i mostri sacri come Buffon, Neuer, Casillas, e si dice: ma quel portiere ti ricorderai la papera, non ti ricorderai il miracolo. Perché? Perché il cervello tende a ricordare più le cose negative che quelle positive. Quella di Fagioli non è una notizia di campo. Oggi non stiamo parlando di Juventus. Fermiamoci un attimo su questo concetto. Oggi non stiamo parlando di Juventus. Oggi non stiamo parlando di pallone. È qualcosa di riflesso che arriva poi sulla Juventus e sul calcio. Quella di oggi è una notizia che mi ha lasciato non di stucco, perché comunque qualcosa era già venuto fuori nei mesi scorsi. Io quando erano uscite quelle voci di Fabrizio Corona, sinceramente non ci avevo dato troppo peso. Oggi è venuta fuori. Guarda caso, come al solito, sulla Juve escono fuori le cose in pausa nazionale. Non significa che magari non ci sia un fondo di verità, attenzione, però è sempre bello sottolineare come le tempistiche sembrano quasi scelte, non lo so, forse è soltanto un po' lato complottista che c'è in tutti noi a voler sottolineare questa cosa. Però io ho già letto troppe cose che non mi sono piaciute. Ho già letto troppe cose che non mi sono piaciute. E credo che questo non sia nemmeno il posto ideale adatto ad affrontare un discorso di questo tipo. Ci sono delle sedi opportune. Fagioli è già stato iscritto al registro degli indagati, verrà interrogato dalla Procura di Torino. Ci saranno degli accertamenti collegati con UEFA, FIGC e quello che sarà. L'accusa è di aver scommesso o comunque giocato d'azzardo su piattaforme illecite, non legali. Io sono molto ignorante sulla questione perché non sono un giocatore d'azzardo, io anche solo banalmente la schedina non amo farla, la faccio magari in determinati momenti, che ne so, la finale di Champions League, la finale mondiale, robe del genere, o una determinata giornata di Serie A su 38, magari faccio due schedine su 38 giornate, proprio non è una cosa che mi appassiona, non è una cosa che mi piace fare, non appartiene a me il gioco d'azzardo. Non fa parte di me. Però so che tante persone amano anche solo divertirsi giocando una schedina tra amici. L'ho fatto anch'io. Da ragazzino andavamo lì e ci guardavamo le partite della Serie A con quel qualcosa in più, con quel brividino in più, per andarti a vedere l'anticipo Empoli-Bologna alle ore 15 perché non c'è nient'altro da fare, c'è quell'emozione in più che è un po' il principio del fantacalcio. Però ribadisco, io non ho questo tipo di problemi. Ora, da qui alla verità ci sarà di mezzo appunto una sede adatta, che non può essere un video YouTube. Io però una cosa la voglio dire, perché ribadisco che ho già letto e sentito troppe cose che non mi sono piaciute. Le persone qua si dimenticano che stiamo parlando di un ragazzo di poco più di 20 anni, un ragazzo che è alle prime armi, all'inizio della sua carriera, in formazione totale, un ragazzo che probabilmente ha bisogno di una mano, perché il gioco d'azzardo o la ludopatia a certi livelli fanno parte, appartengono alla categoria delle malattie.
sono persone adulte che sono cadute dentro questo tranello, questa ragnatela, e si sono rovinate la vita, magari hanno rovinato la famiglia o addirittura in casi estremi si sono addirittura tolti la vita. Ora io non so se questa è la situazione di Fagioli e mi auguro assolutamente di no, e mi auguro che tutto questo possa finire in una bolla di sapone, ma si rischia grosso dal punto di vista della carriera. Perché? Perché si rischia una squalifica per quelli che sono i regolamenti. Ci sono dei regolamenti, verrà visto se si è sbagliato, se non si è sbagliato. Io qua non sto giudicando, io però voglio passare questo concetto alle persone, perché parlare davvero così di un ragazzo di 20 anni e dire certe cose, scrivere certe cose in un momento così delicato di vita, questa cosa non piace, non mi piace, ne voglio fare proprio un discorso dal punto di vista umano, perché se sei più giovane probabilmente non puoi capire e probabilmente devi stare attento perché potresti finirci dentro anche te, e quindi questo deve essere un insegnamento per cercare di stare lontani da determinate cose. Se sei più vecchio, ovviamente di Fagioli, non mi sembra un gran modo di affrontare e di dimostrare maturità, perché bisognerebbe tutelarlo un ragazzo in queste condizioni, in questa situazione, tutelarlo, assolutamente tutelarlo e non condannarlo, perché ripeto, stiamo parlando di una malattia, di una dipendenza. Anche qua io fortunatamente non sono dipendente da nulla, la mia dipendenza magari sono dei passatempi come può essere giocare a pallone, guardare una partita, giocare a carte, perché a me piace molto giocare a Magic. Sul secondo canale ho già parlato del mio lato un po' più nerd, quindi io sfogo in queste cose un po' più nerd e non ho grosse dipendenze, non ho mai fumato una sigaretta, non mi sono mai drogato in vita mia, mi piace bere qualche birra la sera quando esco con i miei amici, queste sono le cose che mi concedo. Ecco, la mia dipendenza più grande è il mangiare, sono una persona a cui piace mangiare e tanto, e si vede purtroppo, e si vede. Ognuno ha i suoi problemi, ognuno sa di casa sua, ognuno quando chiude gli occhi e va a dormire la sera convive con quello che ha dentro. Però attenzione a giudicare il personale, soprattutto, ripeto, di un ragazzo di 20 anni. Un ragazzo di 20 anni, chi è più vecchio di Fagioli e ha scritto certi commenti su Fagioli, faccia un po' mente locale, si ricordi com'era l'età di Fagioli. In un mondo, tra l'altro, più complicato da un certo punto di vista, perché è vero che non fa il lavoro massacrante, non si fa 10 ore in fabbrica, magari non lavora di notte e non c'ha dei turni stancanti per una paga misera, perché questo è assolutamente da sottolineare, ma tutti i calciatori appartengono a questa cosa. Però è anche un mondo brutto, strano, particolare, ritrovarti con dei soldi a quell'età lì potrebbe fregare e rovinare tante persone. Quello che si dice per il momento è che lui abbia sempre avuto questo tipo di problemi, no? Da un po' di tempo a questa parte. E qui mi dispiace che la Juventus non sia riuscita a intervenire prima, ora non so se erano al corrente, non era al corrente, non ne ho la più pallida idea. Però mi piace molto anche l'approccio della Juventus con i ragazzi di oggi, che sta cercando di creare delle scuole per accompagnare, per anche scolarizzare i prodotti del settore giovanile della Juventus. Mi fa molto piacere questa cosa e quindi spero che non possano più venire fuori storie come questa, che magari finiranno, ripeto, in una bolla di sapone, ma oggi è giusto parlarne nella maniera più negativa possibile, non dal punto di vista di quello che ha fatto il ragazzo, dal punto di vista di quello che potrebbe essere la conseguenza. Perché se Fagioli ha sbagliato, pagherà, e pagherà a caro prezzo, con un anno, 2 anni o addirittura 3 anni di carriera sottratta per squalifica. E fidatevi che già questa è una punizione esemplare, una punizione che gli farà capire tante cose. Ma possono esserci diverse motivazioni alla base di questo. Ora io non sono uno psicologo, ho la fortuna che la mia ragazza invece ha 2 lauree in psicologia e spesso e volentieri parliamo del suo mestiere, di quello che ha studiato, e da quel poco che ho potuto capire ci sono delle motivazioni che possono essere alla base della personalità. Quindi magari tu puoi nascere con determinate cose, o ci sono delle situazioni che possono essere modificate dall'ambiente in cui ti trovi, che può essere familiare, lavorativo. Quindi io non ho idea di cosa sia successo a Nicolò Fagioli, di quale sia la storia di Nicolò Fagioli, quale sia la verità di Nicolò Fagioli. Quello che voglio sottolineare è che c'è un po' troppo odio, c'è un po' troppo odio nei confronti davvero di un ragazzo che la sua carriera stava iniziando, andrà molto probabilmente, se queste cose verranno confermate, a pagare con una parte della sua carriera e forse con la parte della sua carriera. Un ragazzo che sul campo ha dimostrato
di valere qualcosa. Era in rampa di lancio. Non voglio parlare di Juve, di sostituti, di squalifiche, di Pogba, di Fagioli, di quello che sarà il centrocampo, non me frega niente in questo momento. Quello che voglio portare in questo spazio, in questi 10 minuti di ragionamenti ad alta voce, è veramente questo: ritrovate un po' la vostra umanità. Ritrovate un po' la vostra umanità. Perché certi atteggiamenti non vi fanno onore. Non parlo, parlo in generale, perché ho già detto troppe cose brutte. Troppo brutte di persone che probabilmente certi ragionamenti non li hanno nemmeno sviluppati, e quindi cerco di portarveli. Attenzione, è una malattia, è una dipendenza. La ludopatia è una malattia, è una dipendenza. Ripeto, io non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai comprato un pacchetto di sigarette. Eppure ho tanti amici che per anni hanno fumato, per anni hanno comprato le sigarette. Tutte le volte che appoggiano il pacchetto di sigarette sul tavolo quando magari siamo fuori a bere una birra, sono delle foto raccapriccianti sulle sigarette. Oppure la gente compra le sigarette perché ne è dipendente, senza dover cadere per forza all'interno delle droghe. Una mia dipendenza sono i chewing gum, i masticoni. Una volta sono andato a un osteopata, mi ha detto che avrei dovuto masticare meno chewing gum perché fa male anche alla postura, perché parte tutto dai denti. Mi ha detto: l'unico motivo per cui te li posso far masticare è se in alternativa fumi. Dipendenze, vedete, abitudini. Non giudicate, a maggior ragione, su cose che ancora non sono chiare e che, anche se saranno chiare, apparterranno sempre all'universo di un ragazzo che magari durante il suo percorso di crescita si è imbattuto all'interno di problemi. E se questi problemi si sono scontrati poi con dei regolamenti, potrebbe finire in maniera pessima per lui e di conseguenza poi di riflesso anche per la Juventus. Ma oggi non parliamo di Juventus, oggi parliamo di Nicolò Fagioli. Avrà sbagliato, pagherà. Questo è quanto. Però il giudizio, così tanto nel personale e con le persone che ormai hanno già fatto la sentenza, hanno già trovato quello che sarà la sua punizione, hanno già ben chiaro tutto senza sapere niente, senza aver interrogato il ragazzo, letto, è un po' brutto. Maggior ragione perché, ripeto, stiamo parlando di un ragazzo di appena 20 anni e che probabilmente avrebbe bisogno di una mano, e in questo modo la mano non gliela si sta dando, anzi, tutt'altro.